Cari amici vicini e lontani, oggi vediamo dei filmati fatti dall'aviazione statunitense sul Lazio, durante ovviamente la Seconda Guerra Mondiale, tutte riprese fatte nel 1944. Cosa hanno di peculiare queste immagini qua? È che sono state quasi tutte riprese in Ciociaria o qualcosa anche sulla pianura pontina, o perlomeno che sfiora la pianura pontina. Vedremo azioni a terra di mitragliamento fatte sulla via Casilina, un paio fatte a Frosinone, dice la voce dello speaker, ma in realtà la strada che vedete nello secondo spezzone dedicate a Frosinone, quella è la via che da Pofi va verso Castro dei Volci. Un'altra viene fatta a Terracina, ma è un'altra a Castro dei Volci. Il filmato invece finale percorre tutta quella che adesso è la via dei Monti Lepini, che c'è una superstrada che collega Frosinone con la pianura pontina, ma invece allora c'era una strada di montagna che serpeggiava lungo le colline a mezza altezza. Mi sembra di riconoscere al momento in cui comincia il paese di Prossedi, per poi arrivare fino quasi a Priverno, ma Priverno non si vede. Una buona visione a voi tutti, che sicuramente avrete occasione di aggiungere dati e notizie su questo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, come fate sempre, e se volete date anche il vostro solito like. Alla prossima! Fighter bombers, in cooperation with our ground forces and the drive on Rome, attack enemy transportation facilities in this area during the third week in May. Wing-mounted automatic cameras record the action. From an altitude of 600 feet, A-36's Strafe motor transport on Italian Highway No. 6, the most direct road connecting Rome and Cassino. Target, a highway bridge at Civita Castellana, north of Rome. The bridge is strafed and 500-pound bombs are dropped. Approximate altitude during the attack, 300 feet. Target, a road near Frosinone, southeast of Rome. The fighter bombers strafed motor transport on the highway and bombed the road. Another run in the same area. Two trucks are strafed. Target, a railroad bridge at Monte Sissavino. Armed with two 500-pounders, this A-36 starts its dive at 7,000 feet. Target, Sezze, on a lateral road connecting the two important Italian West Coast highways, the Via Casilina and the Appian Way. A road junction northwest of the town is bombed. Target, a railroad tunnel north of Terracina. The tunnel was on a rail line that was one of the main escape routes for the German army in their retreat northward. The railroad was bombed and strafed from about 2,000 feet. Target, motor transport on the roads near Castro di Volci. Near the Fifth Army front, A-36s strafe and bomb enemy trucks. This pilot follows the twisting course of a valley, looking for targets on a highway perched on the hillside. He hurdles a mountain ridge and continues his strafing on the other side.